storia culturale italiana medievale. Lì c'è Luca Maria Baldi, che voi conoscete, Genti del Maroc, con il quale collaboriamo in questa avventura chierasca, chierese. Per certi aspetti più affini alla situazione qua. Anche questo è un libro uscito da pochissimo, anche se in realtà è un'edizione aggiornata e ampliata di un volume che era già uscito in precedenza, del professor Formisano, che è docente di filologia romanza all'Università di Bologna, che doveva essere con noi oggi, ma che per problemi familiari non è potuto venire. Nella sfortuna sono contento perché abbiamo un professore ordinario di filologia romanza alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino, il professor Alessandro Vitale Bonarome, che è un'eccellenza nel campo della filologia romanza. Fra l'altro, se vi capiterà di andare in internet, troverete il sito della SIF, Società Italiana Filologia Romanza, dove trovate parecchie informazioni relative a questo argomento, che è un argomento che per chiunque è appassionato di Medioevo riveste di interesse particolare, perché noi parliamo di un periodo speciale del Medioevo che va grosso modo dal IX secolo, con la comparsa di quello che da cui è considerato primo trovatore, che è Guglielmo IX d'Aquitania, che tra parentesi è il nonno di Eleonora d'Aquitania e il bisnonno di Riccardo d'Aquitania, e quindi diciamo che c'era una progenie illustrissima che segue le sue gesta, che è considerato da tutti il primo trovatore. Da quel momento in poi la lirica romanza si diffonde in tutte le corti europee. Non voglio rubarvi altro tempo che i miei sprovoqui, perché non avrebbe senso, visto che abbiamo uno tra i più grandi esperti italiani di questo argomento, quindi io lascerei la parola direttamente al professor Bonarone per sentire da lui questo argomento e affrontarlo con posizione di causa. Vi ringrazio ancora per essere venuti e vi lascio la parola. Grazie. Grazie a lei. Allora, io comincerò subito dicendo che non è che io sia un grandissimo esperto di queste cose, me ne intendo un po' perché il mestiere fa sì che ce ne debba intendere. La lirica io l'ho studiata abbastanza intensamente dal di dentro, ma soprattutto un poco dal di fuori. Allora cercherò di farmi fare un viaggio un po' dal di fuori, per cercare di comunicare quello che capisco e quello che non capisco di questa materia. La prima impressione che si ha di fronte a questa lirica, almeno la prima che ho avuto io, non so se coincida con quella vostra, poi quando uno ci si affeziona le cose cambiano, quando ne fa una ragione di studio le cose cambiano, è che sia noiosa all'infinito, noiosa quasi professionalmente. Se, adesso parlo per paradosso, e con certezza la cosa può riguardare un certo numero, forse una maggioranza, certamente non la totalità di voi, ma se dopo aver letto un certo numero di sonetti di Petrarca qualcuno mi avesse regalato per Natale l'intero canzoniere, sareste stati contenti? La domanda è una domanda molto seria, no? Normalmente no, perché uno lo legge se è obbligato e sente questa materia un po' estranea. Cercare di capire questa cosa è necessario, a mio parere, fare dei passi indietro e vedere un panorama un pochino più ampio. Quando noi confrontiamo l'espressione artistica e anche l'espressione letteraria nostra e quella dei popoli che noi definiamo, sai, orientali, poi va a capire che cosa vuol dire orientali, quelli della Spagna spesso erano più orientali di quelli dell'Oriente, ma insomma ci siamo qui. Ci accorgiamo che loro funzionano in modi diversi, hanno delle estetiche diverse dalla nostra. L'avere un'estetica diversa dalla nostra fa sì che loro lavorino in una determinata direzione e noi invece in un'altra. Noi in quello scorcio di Medioevo, che possiamo collocare circa nel 300,
diamo inizio ad una tradizione che poi matura fino alla grandissima rottura costituita dal romanticismo. Il nostro sentimento artistico è fondato sulla innovazione, sul presentare cose mai fatte prima. Dante lo dice, no? In un certo punto della vita, no, ma è stranamente quasi profetico, non è che se ne renda conto. Per loro invece esisteva un modello che doveva essere realizzato in maniera eccellente. L'eccellenza del modello, con piccolissime variazioni, è il presupposto della loro estetica. E usando parole come non erano mai state congiunte da altri, trovando una novità all'interno di un'espressione formale. Allora, quando capiamo questo, allora cominciamo a capire perché ci sembra così noioso, che non cambia mai, perché tutti questi qui svengono quando vedono una dama che non corrispondeva per niente al loro atteggiamento naturale. Perché? Perché lo ripetono, perché è così, perché tu cambi cambiando il sistema di rime, cambiando il modo di inserire le cose, andando a lavorare su un corpus, su un insieme di cose già definito prima, no? Noi possiamo, per esempio, spostare questo sulla spostare la nostra attenzione, per esempio, sulla mentalità artigiana, il realizzare bene una cosa che si realizza già da moltissimo tempo, però tu la fai bene, fabbrico una sfera perfetta, fabbrico un ingranaggio. Qualcuno di voi ricorderà che nella prova per diventare maestri in meccanica si deve fare gli ingranaggi fra i denti dei quali l'acqua non passava, eseguiti con una tale perfezione. Allora è la perfezione dell'esecuzione la cosa che conta, il cambiare di poco. Noi di fronte a questo insieme di poesie ampio dobbiamo cercare con modestia di dire: attenzione, quelli là, noi siamo indiani di una tribù, quelli sono di un'altra tribù, parlano una lingua diversa. Allora, per capire quelle cose là, devo abituarmi a capire questa differenza fortissima che ci separa. Attenzione, differenza che ci separa noi da loro, ma che metteva loro in una prospettiva mondiale molto più ampia di quella di adesso. Oggi noi abbiamo civiltà occidentale, civiltà orientale, senza possibilità di intercomprensione, perché pensano diverso. Marco Polo, quando andava in Cina, vedeva gente tutta diversa, ma con cui poteva parlare e comunicare in maniera molto più diretta, perché le loro strutture mentali facevano capo a strutture che non si erano ancora differenziate. Ecco dove noi ci poniamo. Ecco perché, quando noi ci occupiamo di questa cosa, è bene che apriamo gli orizzonti di spazio e apriamo anche un poco gli orizzonti di tempo. E il problema è molto molto serio, perché dipende da quanto distante noi la guardiamo. Se noi ci riferiamo alla lirica romanza in lingua neolatine, le lingue neolatine cominciano da portoghese a occidente e terminano con il romeno a oriente. Quindi ce n'è un bel po', se volete ve le snocciolo, perché è la prima cosa che devo fare sempre con gli studenti all'inizio dell'anno, quindi mi sono preparato su questo. Portoghese, spagnolo, catalano, francese, franco-provenzale, provenzale, italiano, retro-romanzo, sardo, sono ritornato indietro, ho fatto un po' un salto avanti e indietro, sardo e romeno. È un grosso insieme di lingue, parlato su una vasta estensione europea, oggi parlato anche in altre parti del mondo ed è a base di tante altre lingue. Queste lingue si parlavano, questi insieme di lingue romanze, era parlato anche in pezzi dove, in parti dove non si parlano più. All'incirca possiamo dire che si faceva lirica romanza di qualità, quindi poesia elevata ed importante, in portoghese. In Spagna molte volte scrivevano o in portoghese o anche in provenzale, perché il provenzale era la lingua d'espressione per questa lirica. Il provenzale è stato usato come lingua per la poesia in tanti posti. Anche in Italia abbiamo diversi autori
nati o vissuti in Italia che scrivono in provenzale, che è una specie di lingua internazionale. Non dovete stupirvi al pensare che uno si esprima in lingua diversa dalla sua lingua materna, perché, anche se questo può sembrare paradossale, è un tratto comune a quasi tutte le lingue colte, le lingue che hanno prodotto letteratura colta, di non esprimersi in lingua nativa. Facciamo un esempio, no, cinque esempi, quattro, li contiamo alla fine quanti sono, vediamo un pochino. Chi ha fatto grande letteratura non nella propria lingua? I primi, beh, cominciamo da noi altri, va. La grande cosa in latino fatta da Dante, Petrarca, Boccaccio stesso, eccetera, eccetera, che in determinate occasioni scrivevano in latino perché andava bene così e perché era il modo per farsi capire un po' dappertutto. Benissimo. Però anche altro, se voi mentalmente percorrete l'elenco dei grandi della letteratura latina, fino a tutto il primo secolo avanti Cristo compreso, nessuno di loro è romano. Tutti loro hanno cominciato a parlare una lingua diversa dal latino. Tutti quanti, salvo Giulio Cesare, che era l'unico nato a Roma di tutti, tutti quanti parlavano dei dialetti, due dialetti, delle lingue native. Sicuramente Orazio parlava sannita da bambino, infatti papà lo manda a scuola a imparare il latino. Se lo sapeva già in casa non lo mandava a scuola, no? Lo manda a scuola a imparare il latino. Quando Virgilio dice, hanno preso la cascina a mio papà perché l'ha data, vi ricordate, no? Quando si studia che il padre era stato espropriato, eccetera, eccetera, no? E beh, se i romani gliel'hanno tolto vuol dire che lui non era romano, Vuol dire che Virgilio in casa da bambino parlava una qualche lingua diversa, come lingua materna. E così tutti gli altri, anche Catullo veniva giù un po' da posti dove non è che si parlasse tanto latino, no? Si parlavano lingue strane. Mantova di Virgilio era uno fra i posti più strani, perché era mezza celtica, mezza, pensate un po', una colonietta etrusca. Bene, allora in Portogallo si scrive anche in provenzale, però si scrive anche in portoghese, in Spagna si scrive anche in provenzale, in Catalogna si scrive anche in provenzale, il catalano e il provenzale sono così simili che era difficile tenere separate le due cose. C'è qualche autore che ha scritto in tutte e due le lingue, però ci vuole un autocontrollo spaventoso, perché le due lingue funzionano nello stesso identico modo, le parole sono uguali. Si parla di Raimondo Lullo, che aveva scritto anche originariamente in provenzale, oltre che originariamente in catalano. Dunque, fin qui si usa questa lingua. In Francia, anche lì si scrive poesia, per lo più in francese. I manuali tendono a dire che nasce la lirica provenzale e poi il suo figlio, una sua figlia, è la lirica francese. In realtà le testimonianze di lirica provenzale sono un poco più antiche, comincia prima, ma poi un lungo periodo è un periodo comune, quindi non si può dire B nasce dopo la morte di A, A e B si accavallano per una gran parte della loro storia. Quando noi vogliamo vedere le cose da vicino, osserviamo che la lirica trovadorica, la lirica di lingua provenzale, continua sino ad un certo tempo. Si scriveva in provenzale ancora nell'età di Petrarca. Petrarca abitava a Avignone, che lingua vuoi mai che parlino da quelle parti? Provenzale. E quindi sicuramente lui era al corrente di queste cose, lui conosceva la poesia trovadorica antica. Se noi vediamo questo, con il XIV, inizio XV secolo, c'è un declino della lirica provenzale. Ma la lirica non muore affatto, la lirica continua in varie forme, in vari modi, in diversi paesi, se noi, in diverse forme anche. Se noi facciamo dei passi indietro e guardiamo la cosa più da lontano, allora possiamo trovare liriche viventi nei nostri tempi. Alcuni fenomeni che non fanno parte della nostra tradizione, ma facevano parte all'inizio, sono stati abbandonati e poi però invece li troviamo vivi adesso.
L'ancalli giorno son long e mai, quando i giorni sono lunghi in maggio, chissà cosa diavolo vuole dire questo verso, io non l'ho mai capito. Perché in maggio i giorni non è che siano tanto più lunghi che quegli altri, no? Giusto? Se dici quando cominciano a allungarsi, allora diresti marzo, giusto? Quando sono lunghissimi, allora diresti, quali sono i più lunghi? Giugno. Giugno, no? E perché dice maggio? Ma guarda un po'. Naturalmente noi siamo tutti e ci abbiamo la risposta pratica. Signora professoressa, per licenza poetica, sì, certamente vai pure a posto. E questo è il sistema, no? Nella realtà le cose possono essere anche un pochino più complesse. Con il calendario giuliano di allora, i giorni, si erano persi dei giorni, perché il calendario giuliano fa sì che l'anno ci abbia sempre una perdita, praticamente di un'ora l'anno. Di modo che fa ogni 10 anni, fa mezza giornata, insomma, è in questa cosa qui. Per cui allora erano una dozzina di giorni prima. Quello che per noi è il 23-24, San Giovanni, il giorno più lungo, era all'inizio di giugno. Quindi può darsi che lui stesse pensando a quei giorni di maggio lunghi lì, secondo, a occhio. Però vedete che ogni volta uno deve fare i conti 50.000 volte prima di capire delle cose che sembrano strabanali. Poesia è sempre con musica fino ai tempi della scuola siciliana. La scuola siciliana abbandona la musica e noi abbiamo una tradizione di poesia senza musica. La cantavano ugualmente. Vi ricordate quando Casella canta per Dante, amor che nella mente vi ragiona, eccetera, no? Quei versi stupendi, bellissimi, no? Si cantava ma non nasceva con la musica. Adesso invece noi, allargando l'area, allargando i periodi, reincontriamo la musica. E reincontriamo una cosa in più. La lirica trovadorica, che noi conosciamo soprattutto come lirica amorosa, è per un 50% politica, lirica politica. Politica... ce l'ho con quello che dice quello, eccetera, eccetera, non politica di ampio orizzonte, politica di piccola politica. Talora anche di grande politica, la pace, la guerra, queste cose qua. La lirica italiana abbandona la tematica politica. Ma è come se questo genere ci avesse un suo patrimonio, una sua continuità, per cui può riemergere anche in quest'altra maniera, questa passeggiata che abbiamo fatto. Grazie. De bon matí jo em llevo, de bon matí ja sento.